Era iniziata male come le precedenti 5 partite. Nei primi 20 minuti di gioco un triste 0 su 10 dalla distanza non dava segnali incoraggianti. Alla fine però, dopo una gara in un momento difficile per entrambe le formazioni, le sfortune fisiche della Reyer hanno avuto ragione dei guai in assemblamento di una formazione competitiva per i padroni di casa di Pistoia. Ma la vera svolta per i veneziani è stata il poter contare su maggiori rotazioni del solito in panchina. Poter contare su Tyler Ennis, mezz'ora in campo con 12 punti e 7 assist, e vedere esordire per circa 20 minuti Rodney McGruder hanno riportato gli altri compagni nei propri ruoli. Ne hanno beneficiato soprattutto Moretti in regia, Kyle Wiltier in post basso e fra i lunghi Sims, che ha siglato 17 punti con 10 rimbalzi. Ora manca l'atteso rientro di Parks, che non avverrà però nelle due partite consecutive al Taliercio, martedì con Hamburgo in Eurocup e Scafati domenica prossima in campionato. Una vittoria che, grazie anche al successo della squadra femminile sulla Geas Sesto San Giovanni, consente alla Reyer, intesa come società, la prima doppietta dell'anno in campionato. Non era certo un problema legato alle ragazze di Mazzon, tuttora imbattute sia in campionato che in Eurolega. E proprio le tossine da smaltire dopo l'impegnativa gara di giovedì contro il Valencia ha creato qualche problema in più nella gestione della sfida alle Lombarde. È stata una bella partita, sono contenta che siamo riuscite comunque a portarla a casa e secondo me è stato tutto portato a casa grazie alla difesa. Abbiamo difeso bene il secondo tempo e comunque si è visto. E sono molto contenta che abbiamo anche giocato di squadra. 15 punti di distacco finale, ordine e metodo nell'applicazione difensiva e buone medie realizzative in attacco. Eppure il tecnico mantiene anche in questo caso un basso profilo. Non è che può andare sempre bene o che puoi vincere tutte le partite. Quindi la forza la devi trovare nei momenti in cui giochi meno bene e avere la capacità di giocare bene quando stai giocando male. Lo so che sembra un ossimoro, ma è la forza di una squadra di alto livello, è portare via le partite anche quando non giochi bene.